Riccardo Cristiano, Libero TV, siamo qui davanti all'ospedale di Soveria Mannelli perché appunto c'è un sit-in per scongiurare appunto la chiusura di alcuni reparti. Cosa ne pensa di questa chiusura probabile dell'ospedale e dei reparti che invece fino ad ora hanno servito non solo il territorio di Soveria ma anche del comprensorio di comuni come Decollatura, Colosimi, Bianchi, Carlopoli? Allora, noi siamo un punto fermo sicuramente per quanto riguarda, diciamo, il comprensorio della salute. In questo momento sicuramente è venuto meno quello che riguarda proprio tutti i pazienti. Io posso essere una di quelle persone di cui ho bisogno veramente di cure, però anche qui, tra virgolette, facciamo veramente fatica. Ci sono bravissimi medici, qualcuno si impegna ad opera anche sul territorio al di fuori di questa struttura, ma l'ospedale è un diritto di tutti, indipendentemente dalla politica, destra o sinistra chi sia, il cittadino ha bisogno di cure sempre. È sancito dalla Costituzione il diritto alla salute, però possiamo anche dire che oltre alle ricadute, diciamo, che ci possono essere sul territorio per la mancanza di servizi essenziali, ci sono anche ricadute economiche, perché comunque la questione delle strade, la questione della chiusura di alcuni reparti hanno fatto in modo che alcune attività hanno chiuso. Comunque sono Soveria Mannelli era sicuramente uno dei paesi centrali che riguardavano, diciamo, era un comprensorio visitato da tantissimi altri paesi, quindi comunque un reparto maternità dove c'è stato il primo parto in acqua in Italia, ricordiamolo che è una cosa importante, dove venivano comunque, usufruivano anche dei fiorai piuttosto che pasticceria, piuttosto che negozi di abbigliamento per bambini, quindi comunque la cosa resta diciamo attagliato tantissimo veramente anche per quanto riguarda le attività commerciali di Soveria Mannelli. Forse questo non si capisce, chiuso l'ospedale Soveria è morta, questa sicuramente è una cosa che bisogna dire, e insieme a noi moriranno anche tutti gli altri paesi e tutte le persone che comunque stanno male. Cosa possiamo chiedere alla politica per scongiurare questo ridimensionamento, questa chiusura? Cosa consiglieresti? Allora, noi alla politica sicuramente chiediamo di non entrare nell'ospedale come politica, ma come sicuramente come pazienti, come persone che possono usufruire di questo servizio comunque per i cittadini. Quindi qui la politica non c'entra, qui non c'entrano i miliardi, qui non c'entra la destra, non c'entra la sinistra, qui c'entra proprio veramente il paziente, dal piccolo bambino, dal neonato ad arrivare alla persona più anziana. Quindi ecco, per questo una struttura come Soveria Mannelli, dove comunque ha lavorato per tantissimi anni, dove ci sono un sacco di nascite a Soveria Mannelli, adesso non c'è più niente, siamo veramente al di fuori del mondo, quindi questo ci dispiace sicuramente. Quindi facciamo rinascere l'ospedale, buon sit-in e grazie del tuo contributo. Niente, figuratevi, ciao. Liberi TV, Riccardo Cristiano. Parliamo con un commerciante, una persona che comunque è nella zona, un artigiano, una persona che comunque nella zona vede anche una ricaduta negativa della chiusura dell'ospedale sul territorio. Certo, effettivamente si nota tantissimo, l'abbiamo notato tutti purtroppo qui a Soveria, perché effettivamente non c'è più nessuno, insomma la gente non viene più perché appunto l'ospedale e i reparti sono chiusi, cioè è negativo per tutti coloro che hanno un'attività a Soveria, purtroppo è stato negativo tutto e sarà negativo ancora di più se l'ospedale è chiuso, quindi noi non lo vogliamo chiudere assolutamente, siamo contrari, siamo qua per manifestare appunto per questa chiusura, perché non va bene. Qualcuno diceva che è anche un problema di strade, mettiamo caso chiudesse l'ospedale, le difficoltà nel raggiungere un ospedale limitrofo sono alquanto appunto difficoltose. Sì, effettivamente è vero perché qua d'inverno purtroppo nevica e la gente è in difficoltà per andare alla Lamezia è, per noi è un casino perché le strade sono sempre ghiacciate. E poi pure l'estate, cioè uno che fino a quando arriva alla Lamezia praticamente è morto perché purtroppo è distante, e per questi paesi vicino Soveria era il fiore all'occhiello per dintorni. Altri reparti, ad esempio dicevamo prima quello di ostetricia e ginecologia, sono stati chiusi ed erano eccellenze, addirittura si parlava all'epoca di parto nell'acqua, era una cosa all'avanguardia per il territorio, ma anche lo stesso reparto di ortopedia, si parla adesso ad esempio della probabile chiusura del laboratorio di analisi. Sì, effettivamente adesso stanno chiudendo tutto, la ginecologia. La ginecologia era il fiore all'occhiello perché tanti anni fa abbiamo avuto la trasmissione La vita in diretta, mi sembra, se non vado in rado, non mi sbaglio. E appunto in quell'anno è nato pure mio figlio qua, quindi era il fiore all'occhiello, si facevano tanti parti, venivano pure dalla Mezia, da tante parti dei paesi dintorni, quindi è stato veramente una botta tremenda per questo ospedale, perché effettivamente manca tutto, manca la ginecologia, manca l'ortopedia che era pure il fiore all'occhiello di questa cosa, manca
tutte le parti che c'erano prima, purtroppo adesso non ci sono più, e quindi il problema è che si spendono i soldi per ristrutturare, fare operazioni nuove, e poi praticamente l'ospedale è rimasto chiuso. Ormai non c'è... Quindi cosa possiamo dire, diciamo, alla politica, alla regione, a chi potrebbe magari dare un contributo fattivo nell'evitare, nello scongiurare la chiusura dell'ospedale o di alcuni reparti importanti? Ma guarda, la politica purtroppo ormai siamo stufi, siamo... Cioè, la politica ormai è diventata una... non so nemmeno le parole come dirle, guarda, perché cioè in Italia sta finendo male tutto, la sanità soprattutto, perché vediamo che la gente ogni giorno si ammala, e quindi la sanità dovrebbe essere proprio la prima cosa al centro di tutto, certo, di tutti i problemi che ci sono in Italia. E poi cercare di aprire questi ospedali e tenerli come si deve. Come si deve, perché purtroppo la gente ha bisogno degli ospedali. Voi siete qui oggi comunque per manifestare, le persone stanno aumentando, stanno arrivando, quindi speriamo che il vostro sforzo sia ripagato, perché è giusto non togliere un servizio essenziale come l'ospedale, alcuni reparti, dicevamo, che potrebbero essere chiusi, e soprattutto la ricaduta anche sul territorio, l'importanza, insomma, di questo servizio. Io ringrazio te per il tuo contributo e ti auguro un buon sit-in. Grazie a voi, speriamo che i politici ci mettano veramente una mano, perché effettivamente l'ospedale non deve essere chiuso. Grazie a voi. Siamo qui davanti all'ospedale per questo sit-in organizzato appunto dal Comitato Pro Ospedale del Reventino. Come mai c'è la chiusura di questo ospedale, servizio molto importante che non serve soltanto a Soveria Mannelli ma a tutto il territorio, appunto, dei comuni limitrofi? Evidentemente perché non sono stati in grado di valutare la posizione dell'ospedale e la popolazione circostante all'ospedale. Ma la situazione circostante dell'ospedale versa in situazioni particolari, credo, da un po' di tempo, in quanto sono stati chiusi già nel 2006, mi pare, il reparto di ostetricia e ginecologia, che invece era un'eccellenza sul territorio. In effetti era un'eccellenza. L'errore è stato quello di non mettere mani prima a protestare, e chi era e chi doveva non far niente. Non ha fatto proprio niente nessuno per l'ospedale, nonostante si trovi in un contesto dove, di montagna, dove le persone hanno persino difficoltà a raggiungere l'ospedale di Lamezia e di Catanzaro per via delle nostre strade disagiate al massimo, nessuno si è mosso, diciamo, con i passi giusti. Grazie del contributo, noi adesso proseguiamo nelle interviste. Buona serata. Buona serata, grazie. Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo qui a Soveria Mannelli per scongiurare appunto la chiusura di alcuni reparti dell'ospedale. Vogliamo chiedere come mai si è arrivati a questo punto, fino a questo punto. Alla luce di quello che sta succedendo in tutti gli ospedali della Calabria, mi pare doveroso e opportuno che il nuovo commissario riveda il piano di organizzazione della rete ospedaliera calabrese. Si rende proprio necessario. Certo. Senza parlare per motivi campanilistici di questo ospedale, io mi riferisco a tutti gli altri ospedali di montagna, certo, la cui istituzione è stata fatta nel lontano 2004, dopo dure battaglie. Siamo riusciti a far diventare ospedale di montagna questa struttura, unitamente a quella di Acri, a quella di San Giovanni in Fiore e a Serra San Bruno. Vorremmo, come cittadini, che quando stabilito dalla politica si attuasse. Basta, grazie. Grazie a voi. Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo qui a Soveria Mannelli per il sit-in organizzato dall'associazione Comitato Pro Osp del Reventino. Chiediamo come mai vogliono chiudere l'ospedale o comunque razionalizzare alcuni reparti. Vabbè, innanzitutto lo voglio chiudere per una questione economica, dicono per una questione economica. Io personalmente, può darsi che è vero, però io non ci credo molto a questa cosa. Hanno iniziato nel 2006 a chiudere qualche reparto qui all'ospedale. Io so solo una cosa, che questo ospedale funzionava benissimo, andava bene, tra le righe dava pure fastidio a qualche grossa struttura vicina nella zona. E secondo me volevano portare tutto quello che era in questo ospedale da qualche altra parte. Poi faccio una considerazione, dicono che lasciano il reparto di medicina, quindi questi 20 posti a lunga degenza.
se è vero che una struttura così costa tantissimo, io mi domando, una persona che sta in questo reparto, ricoverata in questo reparto, quanto costa ogni giorno allo Stato, quindi alla Regione? Ma secondo me lasciare un reparto con lunga degenza significa aumentare questi costi, non significa diminuirli, secondo il mio modesto parere. Poi può darsi che non riesco dal punto di vista economico a comprendere bene che significa chiudere una struttura. Comunque, appunto, a prescindere, diciamo, dalle problematiche relative all'utilità di un ospedale in una fascia così ampia che è il comprensorio montano, che non è soltanto Soveria Mannelli, ma parliamo anche di Decollatura, Carlopoli, ci sono anche delle ricadute economiche a livello di attività sul territorio che sono venute a venire meno. Sicuramente, chiaramente venendo a mancare questa affluenza all'ospedale, chiaramente per la nostra zona vengono a mancare parecchie risorse economiche che prima erano qui nella zona. Chiaramente le persone venivano, dovevano consumare una colazione, dovevano comprare dei pasticcini per una nascita, dovevano assistere persone che erano qui magari degenti, ortopedia, chirurgia, quindi davano anche un po' di sfogo all'economia della zona, chiaramente. Essendo quindi venuta a mancare questa possibilità, anche il territorio ne è gravato, insomma, da questo. Cosa si può fare per migliorare la situazione e quindi per scongiurare la chiusura? Ci rivolgiamo alla politica? Ma io, secondo me, dovrebbero innanzitutto venire e stare qui alcuni giorni per vedere l'ospedale, come funziona e delle necessità che ha, perché è facile guardare sulla carta e depennare sulla carta fondi che servono a noi, che sono nostri e che servono per la nostra zona, è molto facile. Io penso che loro fanno proprio questo discorso, aprono un po', guardano i conti e dicono: questo ospedale quest'anno ha fatto nel reparto medicina sono andati 20 persone, chiaramente sono pochi per la zona, oppure reparto laboratorio analisi ne hanno usufruito 200 persone e sono poche per la zona, quindi vuol dire che è meglio lasciare qualche altro laboratorio analisi e chiudere questo qui. Da questo punto di vista è facile depennare ed eliminare questi fondi che dovrebbero andare a noi, alle nostre zone, per salvaguardare la nostra e curare le nostre persone. Perfetto, io ringrazio, buon sit-in e soprattutto buona manifestazione, perché qui c'è moltissima gente, diciamo che Soveria Mannelli è presente oggi qui davanti all'ospedale e speriamo che ci sia appunto la possibilità di cambiare le cose. Grazie. Grazie a lei, grazie dell'intervista. No. Sai di questa chiusura dell'ospedale, cosa ne pensi? Cosa ne penso? Che fanno schifo, non ci sono soldi, l'andassero a prendere nelle tasche, di chi se le frega i soldi? Tu pensi che quindi comunque è una questione sempre politica? È una cosa politica, perché il coso, come si chiama, l'ultimo che c'è stato, quello della regione, Scopelliti, gli ospedali suoi di Reggio Calabria non ne ha chiuso uno, a nessuno ha detto andate via, si deve chiudere questo, a noi ce lo chiude, un ospedale che ci serve qui, non per noi personalmente, quelli che ci abitiamo, ma per quelli dei dintorni, quando c'è neve, quando c'è cattivo tempo, c'è ghiaccio, le macchine non possono arrivare qui se c'è una cosa urgente da venire dai paesini vicini. Quindi noi vogliamo l'ospedale aperto e nessuno ci mette il naso e nessuno ci mette la lingua, altrimenti prendiamo taniche di benzina e ci mettiamo fuoco. Tutti... No, non arriviamo. Sì, lo faremo questo, è una promessa, io lo farò, va bene? Va bene però, dai, Yolanda, piano. Lo fa lui, è vero? Ecco. Quando siamo tutti lo facciamo e non ci scherziamo con questo. Hanno aperto il poliambulatorio e Decollatura, cosa serve se ci sono le stanze vuote qui all'ospedale? Perché? Poniamo questa domanda ai politici, poniamo questa domanda alla regione, alla provincia. Io la devo porgere questa domanda, glielo dico quando ci sono, chi ci sarà stasera? Non lo so, adesso vediamo un attimino, facciamo qualche altra intervista e poi vediamo come andrà a finire. Grazie Yolanda per il tuo contributo. Figurati, è dovere, gran dovere questo.
Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo a Soveria Mannelli davanti all'ospedale che appunto potrebbe chiudere o comunque potrebbe chiudere qualche reparto. Chiediamolo a una persona che sta manifestando qui appunto per evitare la chiusura di questo ospedale. Come mai? Siamo arrivati praticamente alla fine di questa situazione, perché da anni se ne parla, da anni si lotta, però purtroppo mi sembra che sia la politica ma anche noi popolazione un po' abbiamo peccato, nel senso che siamo stati veramente non ci siamo interessati più di tanto, non abbiamo lottato, ora siamo arrivati a questo punto. Secondo me servirà poco, spero che mi sbaglio, perché sinceramente sarebbe veramente per la nostra popolazione, per tutta la zona, per tutta l'area, sarebbe veramente qualcosa di grave, ecco. Si può fare qualcosa secondo te per chiudere diciamo, questa situazione che invece potrebbe vertere in negativo, insomma? Sì, secondo me la cosa migliore sarebbe quella di, io proporrei di raccogliere, non so, le tessere elettorali di ognuno di noi, portarle in un punto di raccolta. Quando riusciamo a raccogliere 6.000, 7.000, 8.000 tessere, qualcuno magari a livello politico si sveglierà, secondo me, perché sinceramente questa è una situazione che solo la politica può risolvere, arrivata a questo punto, perché nei politici precedenti di sinistra, di destra hanno fatto qualcosa. L'unico che ci vuole qualcosa di forte penso che sia appunto raccogliere le tessere e magari dimostrare che se vogliamo noi abbiamo il potere di cambiare le cose, ecco. Perfetto, grazie del tuo contributo, proseguiamo con le interviste. Liberi.tv, siamo qui a Soveria Mannelli dal sit-in di protesta contro la chiusura dell'ospedale appunto di Soveria Mannelli. Sta parlando il sindaco di Soveria Mannelli. Gli altri comuni non ci sono, quindi non so che cosa serve questo intervento, anche perché comunque si sta parlando di politica e non di salute. Il popolo deve essere popolo, compreso il cittadino, per la lotta per la riapertura dell'ospedale. Non bisogna parlare di chi amministrava prima, di chi amministra adesso. In questo momento noi popolo abbiamo bisogno dell'apertura dell'ospedale, quindi noi i numeri l'ospedale di Soveria Mannelli li faceva benissimo, e come se li faceva, perché comunque 25 comuni usufruivano di questa struttura. In questo momento non siamo diciamo spostati su altri ospedali, siamo obbligati ad andare negli altri ospedali, non siamo invitati come ha detto il sindaco, siamo obbligati perché i servizi qua non ci sono. Quindi non bisogna dare la colpa a destra o a sinistra, a chi c'era prima, a chi c'era adesso. In questo momento si sta facendo solamente politica, stop, niente di più. Quindi non si pensa al cittadino, alla persona, ma si pensa solo ed esclusivamente a una questione di numeri, quindi il cittadino diventa un numero. Noi cittadini siamo numeri, noi siamo delle pedine, non solo noi qua, già siamo al sud e comunque siamo sacrificati, diciamo, abbiamo questa etichettatura su questa cosa, però comunque siamo dei numeri, noi siamo dei numeri per i voti, dei numeri perché gli servono per entrare in alcune cose, in alcuni giri, quindi a loro interessa solamente, non noi come persona, perché loro economicamente stanno bene, quindi a loro non interessa spostarsi andando a Milano. Ma chi veramente economicamente non sta bene, chi ha una persona anziana, sicuramente ha delle difficoltà. Quindi l'ospedale di Soveria Mannelli è un ospedale che ha sempre funzionato, e se non funziona è dal momento in cui è entrata la schifosa politica calabrese in questa struttura. Ok, mi sembra molto eloquente, ti ringrazio. Niente, grazie a voi.